Il risveglio del sacro femminile spesso si verifica attraverso una crisi spirituale, un richiamo alla vita passata o a un altro evento mistico, attraverso la nascita di un figlio, la guarigione da una malattia, un incidente, un importante innamoramento, e non solo di una persona, ma anche di un progetto. Ed ecco che poi ci si incontra con Pennellate larghe di Luigi Grossi, mostra ospitata presso Mamme Ostrichina, e si rivive appunto il potere erotico del corpo femminile, grazie alla rivisitazione artistica di Playboy Italia Magazine del 1978, effettuata dall'artista Grossi. Quando Luigi Grossi mi ha proposto questo progetto, io sono stata immediatamente entusiasta, un po' perché mi piaceva l'idea della rivista Playboy, che ho scoperto essere una rivista dal punto di vista dei contenuti molto interessante. E l'ho scoperta grazie ad un articolo su Marshall McLuhan. E, però non l'avevo mai ovviamente visionata, quindi le immagini non le conoscevo. Quando invece ho visto tutta l'edizione del 78, mi sono resa conto che c'era un elemento che a me era sfuggito in questi anni, perché ovviamente avevo proprio dimenticato di com'era il corpo della donna prima degli anni 90, che in questi ultimi anni noi siamo bombardati da delle immagini di un femminile che è veramente molto lontano dal corpo originario della donna, e quindi ha perso anche tutto il potere erotico. E queste immagini di questi corpi che sono ancora vibranti, veri, non modificati dalla chirurgia, e anche in delle pose in cui sembrano scatti rubati e non donne messe in posa, mi sono resa conto di veramente quanto il corpo della donna in questi ultimi anni abbia completamente perso proprio il potere erotico. E le opere di Luigi Grossi con queste pennellate enfatizzano proprio le posizioni di questi corpi. Thank you.
in fondo alla donna si chiede sempre di rinunciare a qualcosa. In nome della famiglia le si chiede di rinunciare ad un'attività extra domestica, ad avere delle ambizioni personali. Ma se il matrimonio fallisce, le si ripropone il lavoro e se vuole tenersi i figli deve rinunciare ad un uomo. Sembra quasi assistere ad un gioco di sostituzioni in cui il lavoro prende il posto del marito e l'affetto dei figli deve sostituire quello di un uomo, come se la donna fosse una scatola troppo stretta per contenere tutti gli elementi. Ma è cambiato qualcosa? Allora, io non lo so se è cambiato qualcosa. Quello di cui mi rendo conto oggi è che forse la rinuncia maggiore che le donne hanno dovuto fare è proprio quella la rinuncia al sentire, alla magia. Perché nei secoli precedenti le donne avevano ancora contatto con tutto il rituale e il contatto con il rituale è stato completamente perso, perché viviamo in una società dove sostanzialmente tutto deve essere razionale e quindi si dimentica che poi il potere più grande che hanno le donne è proprio questa capacità di ragionare per immagini, di pensare per immagini, di sintonizzarsi sulle emozioni dell'altro. Io penso che questa sia la rinuncia più grossa che hanno dovuto fare le donne. La rinuncia all'emotività per essere sempre razionali. Come la Chislazzoli. Bella, eh? Molto. Questa in realtà era al contrario sulla rivista. È più bella. Assolutamente sì. Però non ho proprio era una roccia, sono stata zitta completamente. Poi invece qui ci sono tutti i pezzi delle poesie del maestro Rossi. Poi la cosa interessante è l'effetto delle unghie e l'effetto delle unghie sono completamente decontestualizzate rispetto all'epoca storica. Poi c'è questa che mi piace troppo perché la trovo troppo esplicita. Sono doppi, eh? Comunque sarebbero la donna. Sì, ma in realtà più che la celebrazione dal mio punto di vista c'è proprio il corpo della donna che è ancora reale. E prima della trasformazione. Prima che la donna diventasse un cyborg. Yeah.
ospitiamo nel mese di giugno, poi gli altri mesi saranno ospitati in location diverse. No, in altre location ci saranno dei super video di questa cosa. Ghiaccio la sigla che ha fatto di Marco Gnani. È la stessa cosa con altre. Ecco, no, no. Thank you.
Upla! Allora chiudiamo con un augurio che ci propone Monica Neri sul nostro futuro e anche un augurio alla nostra Napoli. Allora, il mio augurio è che questo tempo in cui la società è completamente messa in discussione, e anche l'individuo è completamente messo in discussione, ci possa essere veramente un ritorno a dei valori matriarcali, perché sostanzialmente quello che sta avvenendo fuori oggi è che questa società con forti valori patriarcali, in cui è principalmente il dominio e rappresenta la nostra idea di potere, e non è più il potere di fare le cose, ma il dominio su qualcosa o su qualcuno, e io mi auguro che si ritorni a una civiltà più legata al matriarcato, e penso che da questo punto di vista Napoli che ha delle radici greche molto molto profonde e in qualche modo è legata proprio anche come immagine, no? La sirena Partenope, e allora mi auguro che questo possa essere un punto di partenza. Tra l'altro noi storicamente abbiamo avuto due regine importanti, la prima è la regina Giovanna, che forse è stata la prima regina donna d'Europa, e poi la seconda è Carolina, che insieme a Ferdinando IV di Borbone è stata una regina importante, che il marito aveva quasi completamente lasciato nelle sue mani la gestione del governo della città. Quindi il mio augurio è che si possa ripartire veramente dal femminile. Quindi chiudiamo dicendo che donna non solo è presente, ma è sicuramente futuro.